Abbiamo appreso ieri al vertice ministeriale che c'è una possibile soluzione per l'ex Fiat di Termini Imerese. Il soggetto che ha presentato manifestazione di interesse è il gruppo Pellígra Holding Italia. È chiaro che ieri è stato un primo passo per noi verso una possibile soluzione. Soluzione che però abbiamo ribadito ieri al tavolo deve passare per la garanzia di tutti i lavoratori, indotto compreso. E ovviamente si deve approfondire quelli che sono effettivamente gli strumenti per poter garantire a una parte di essere impiegati nel nuovo progetto e all'altra parte di poter raggiungere l'obiettivo della pensione non lasciando ovviamente indietro nessuno. Noi ovviamente siamo cautamente ottimisti, ma è chiaro che abbiamo degli approfondimenti da fare. Già a partire dalla prossima settimana saremo convocati in regione dall'assessore Tamaio e all'assessore al lavoro Albano per definire quelli che sono gli strumenti per poter portare avanti un progetto. L'unica proposta seria, il 4 di novembre ovviamente finisce l'amministrazione straordinaria, quindi siamo ovviamente, il tempo è poco, siamo comunque favorevoli al fatto che ci sia una proposta seria di un soggetto serio, ma è chiaro che dobbiamo verificare tutto il percorso. Nell'incontro di oggi per Blu Tech di Termini Imerese con l'assegnazione dello stabilimento all'imprenditore Pellígra non possiamo essere soddisfatti. Molti punti vanno chiariti, soprattutto la parte relativa alla rioccupazione dei lavoratori diretti e anche dei lavoratori dell'indotto. Per queste ragioni il nostro giudizio è sospeso, attendiamo di confrontarci con l'assessorato al lavoro e con il Ministero del Lavoro per conoscere le procedure che possono dare risposte ai lavoratori, ma soprattutto vogliamo conoscere il piano industriale, la rioccupazione dei dipendenti e il progetto industriale che riguarda questo imprenditore Pellígra. Pertanto, come dire, attendiamo le prossime riunioni per dare un giudizio più completo rispetto a questa ipotesi.